Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete ho comprato questa nuova macchina fotografica della Canon perché è un po' più maneggevole rispetto alla reflex che sto usando adesso per registrare. Ovviamente la mia Nikon rimarrà sempre nel mio cuore, non penso che la sostituirò, però ovviamente questa qua è nettamente più maneggevole. Allora dovete sapere che ho comprato una custodia e ci tenevo a farvela vedere perché sapete, a volte con le custodie magari si pensa che siano utili o magari pratiche, invece in realtà si dimostrano delle grandi fregature. Quindi ci tenevo a farvi vedere la custodia che ho comprato. Allora, adesso io mi sposto, scusate se sentite dei rumori. Spero che continui a registrare, tra l'altro. Allora, praticamente la custodia è questa qua, ve la faccio vedere. Adesso la monto perché è a pezzi praticamente. E voilà, questa è la custodia chiusa. Come avete visto, non è difficilissimo aprirla. Si può scegliere di aprirla giusto così, cioè si può scegliere di fare una foto così al volo, staccando solo questo bottone. Altrimenti, si può scegliere di staccare completamente la parte che copre l'obiettivo e mantenere solo questa, diciamo la parte in pelle che dovrebbe coprire un po' comunque la scocca della telecamera e ovviamente è utilizzabile tranquillamente così. La custodia in sé è carina, nel senso che come idea è molto pratica. Il problema è che la parte qua si avvita alla vite che c'è dentro. E il problema è che la vite non è perfettamente, cioè vedete che qua c'è un bordo, cioè che rimane un pezzo così. Aspettate che rimetto a fuoco più da vicino se riesco. Vedete che questo pezzo è vuoto. Questa cosa non va molto bene, cioè di qua per dire è un po' storto. Non so se riuscite a vedere, anche le mie ditate sullo schermo. E quindi sinceramente questa cosa, ecco, non è molto ok, ma adesso comunque. Cioè, o scrivo ad Amazon perché l'ho comprato su Amazon. Perché vedete qua, cioè comunque va bene, nel senso, un po' di margine è meglio che ci sia, così se prende un urto, cioè un po' viene attutito, però ecco, insomma, questo diciamo che poteva essere fatta un pochino meglio per quello che l'ho pagata. Ho pagato tipo 18 euro, quindi insomma, poteva essere fatta un po' meglio. E niente, questo è il video sulla custodia, spero che vi possa essere stato utile. Come modello comunque è abbastanza carino, nel senso, ovvio che non si metterà mai più a fuoco, aspettate. Come acquisto è approvato, ovviamente dovete vedere se per voi ne vale la pena. Io non avevo intenzione, perché ce ne sono sicuramente, ce n'è una per dire fatta meglio, che questa è come se fosse la versione tarocca. Ce n'è una fatta così, che costa tipo 37 euro. Sono sicura che quella combaci perfettamente con col corpo macchina, però io sinceramente 37 euro per una custodia, tenendo conto che non vado a scalare i monti con questa macchina fotografica, ecco, non mi sembrava il caso. Spero comunque che il video vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!